Fischer Grasso, figli della me. Iniziamo subito, Vale Lambo ce lo chiede da settimane. Siamo tornati a Novara apposta per ascoltarlo. Ma perché mi fai fare la musica napoletana? Ma guarda che copertina che c'ha, ma chi? Ma manco Gianni Celeste ai tempi d'oro. Quella è la porta del paradiso. Che strano che lui è blu e non si ispiri ai Crips. Porca puttana. Allora, prima di partire, mi chiedete tutti quanti dove prendo le camicie ultimamente. Allora, sono i ragazzi di Forward Clothing. Qua c'è il link qua sotto in... nell'info box, ma soprattutto andatevi a seguire su Instagram. Non che è quella della standa. Aspetta, che c'è tutto il completo, che non è che c'è tutto il completo, guarda. Ma non è quello della standa il completo, no? No, quello della standard. Allora, speriamo non sia tutto autotune, ma sarà per forza così. Vale Lambo, una delle nuove leve della Napoli che sta uscendo, che sta mangiando la scena milanese. La scena milanese sta venendo mangiata dagli artisti di Napoli. Meno male, The South We're Always Again, run around. E a noi ci piace perché, uno, la musica neomelodica è sempre stata una delle... Ma al di là del neomelodico, quando siamo andati giù al sud abbiamo visto che il livello dell'hip hop si è fermato a 15 anni fa, quando ancora era l'hip hop e il rap era hip hop e rap. Nonostante ci sia un'evoluzione però del suono, ci sia l'evoluzione del suono, ma la mentalità è rimasta quella true, autentica, sì. E per questo The South will rise again, run around. Like, commenti e condividi se pure tu ti piace il sud. Un faccio è like. Il primo pezzo like. Il primo pezzo è un fac, la copertina potete vedere dietro, Mock. Tanto, tanto neomelodico come tematica. Benissimo. Cambia il beat? Speriamo. A me piaceva il mondo, piaceva un tal sacco. Era fighissimo. Quale gomma sta, quello che è successo, hanno sparato. Quindi lui è morto? Te volevo la nuova, mangio il letto non lo so. Sono i termini di prima, figo. Mi sa di che mi scappi, poi cace mi sei corno, non può andare a cuore. Non dice la voglia una tua, cace mi sei corno, non può andare a cuore. Cioè rinascere, quindi cambiare vita. Quanta consapevolezza c'è di scrittura all'interno di un pezzo del genere? Che... Porca p***o. Cosa? Niente. Bravo Vale Lambo, facci chiagnere dentro. No, ma è molto pesante, ma cioè questa... la tematica è proprio una di quelle tematiche che mi aspetterai in un film di Nino D'Angelo. Ma neanche, perché Nino D'Angelo è molto più... Macchietta, dici? Nei film, no. Checco Zalone, questo grande satirico sociale del sud Italia. No, non è una cazzata, a livello di satira sociale, qua non c'è satira, qua c'è un'idea ben precisa di che cosa stiamo dicendo, raga, tanta roba. Bomba roba, bomba roba. Young Snap, come mai? Per sempre. Ma fino a che età tu sei young per i trapper? Anna ci salto d'oro con una botta su. Anna ci sei notte, piglione nell'ambraccio, levo scurna con. Alla non gira su, a gira curico, ma giro mu. E vega che stanno a girare. Ma senti i rivi vocali. Era meglio prima, ma bastavano gli speech. Teneva una linea, teneva il cioè amico. Comunque gira tutto intorno a la vita. Oppure a una determinata realtà vita. Sai, vedere la morte così, sempre parlare della morte così, a parte l'accettazione, che è una cosa a cui non pensa mai nessuno, ma poi ti fa pensare alla vita, alle cose importanti. Mamma era bella, non sapevo trucco, bastavano sorrisi e rareva puri. Ma che consapevolezza di... Ma che è lo storytelling della vita del morto ammazzato? No, è proprio quello che lui racconta. Sembrerebbe sì. Mamma mia, che pesantezza. Cioè, pesantezza bella, Però meno male che adesso arriva Danny Five a fare. No, con Danny Five, col suo timbro qua, secondo me, sì. Occhio. No. Boh, finora, raga, grande tematiche, grande scrittura. È quello e che poi intendo. È un'ottima fusione tra la musica moderna, non parlo neanche di rap o hip hop o trap, ma con la cultura di scrittura neomelodica, sì. E di racconto del neomelodico, molto molto fico. Finora tutti i dischi che sono usciti da lì mi stanno facendo impazzire, io non capisco dove cazzo vogliono Sai andare. Sai cosa fa impazzire a me? E
cioccolalala. Cioccolata mocca mamma, sai quello. Molto più tremendo, sì. Con però non è che puoi chiamare 30 cristiani perché a qualche prova cosa c'è scritto? Fidanzata? Ta mentalità da meridionale possessivo, una toccata voglio una mia, più le tieni così più quelle vogliono scappare, eh. Ti chiedeva due cose poi spariva, che timbro, mannaggia la mia merda, quando arriva tipo un ride dico solo il vero e mai ride. Sai che sono qui per restare. Infatti totalmente fuori luogo. È bella sul timbro, ma non è che... Purtroppo è quella che mi è piaciuta meno, non per altro, perché sembra fuori tema. Ma fu era un festerone buttato lì. Bello il timbro, ma non è che... Cioè, peccato, nulla. Poteva essere un po' meglio. Cioè, poi questo parlava della gelosia possessiva, che comunque è ancora un male, c'è da dire, certo, nella mentalità italiana, perché poi, sai, è un attimo che nascono drammi. Certo, certo, qua c'è però un No, è una mentalità che c'è, è inutile nasconderlo. Però qua c'è un anche da... raga, piano queste cose, che poi è un attimo, coltellate, femminicidi, cose. Cerchiamo di vivercelo tranquillo l'amore. Se una tipa non ti vuole o dà confidenza a un altro, evidentemente non è la tipa per te. Il mare è pieno di pesci. Ovviamente si capisce che c'è un'estremizzazione di un concetto. Certo, però bisogna parlare ai tanti, perché bisogna sempre dare la chiave di lettura. Certo, assolutamente. Però raga, se non capite le cose, lisciate di ascoltare la musica. Danny Five, per... facciamo finta che non ha rappato. Io non ho sentito... Parla Danny Five, c'è stato Danny Five in questo disco? No. Che tenga a avere con Lucchè, produzione Nico Beats e Young Snap. Vai. Ehi, che campioncino. Ero solo un bambino quando guidavo quella cabrio, miglior attore Leonardo DiCaprio. È vero. Tradirò la mia donna, ma ero solo Realtà è l'ossessione, non è l'amore, lo dice nella frase dopo. Tradirò la mia donna, ma amerò solo lei, lo dicevano già i Pooh ed erano già dei paracuni. Ossessionato come Pablo, non è amore, è ossessione, è attenzione che cambiano le parole, però vedi, si scambia. Ritorna in questa mentalità, no, di essere ossessionato dalla femmina, sì, come un oggetto da possedere e averne più che poi. Infatti è molto però interessante. Poi, però c'è l'amore, ti amo perché tu sei la mia donna, però... C'è un'ossessione, allora ripeto. Non è una mentalità mia. Meno male. I soldi non mi fanno ricco, ma di sicuro sarò un bel tipo. Cascate amante africano, guardi male se dico sono di secondigliano. Luce proprio, non si è presa. Ecco, dicevi l'accettazione della morte. E anche. Però è anche un fatalismo questo. Quando mi sveglio ringrazio per il sole, la terra e il mare, le stelle e lo spazio. San Francesco. Ritorna in tutte le canzoni questa morte violente. Sì. Queste morti violente. E più che accettazione della morte come parte integrante della vita, del percorso, diventa quasi un fatalismo e quindi si rischia si corre il rischio di col fatalismo di andare nel nichilismo, quindi non conta niente, tanto devo morire, quindi tutto è lecito e vivo la vita malamente. Però è un tipo di mentalità che c'è, è un tipo di mentalità magari che ti viene anche indotta da quello che vivi, quello che vedi in determinate situazioni. Assolutamente quello, se tu vivi e cresci e vivi e muori in un quartiere dove tutti i giorni respiri quell'aria, è ovvio che tu scriverai e riporterai quello. E il monotematicismo molte volte rimane semplicemente perché tu stai scrivendo quello. È un filo conduttore, più che monotematico, ha un filo conduttore preciso, che però è un disco che parla di uno spaccato di mentalità, e poi non sappiamo se lui ha questa mentalità fatalista e nichilista, però sicuramente è uno spaccato di mentalità che c'è. Non è un disco da prendere alla leggera, soprattutto perché le tematiche non sono così scontate e leggere. Non è la trap da ragazzino. Ancora pezzi happy non ce n'è. No, mi sa che non ce ne saranno. Tanto ora c'è Kaioshin, prodotto da Valerio Nazzi. È Nazzo, come il mare, l'album, ricordiamo. Vedi, secondo me l'intro è quella che spiega tutto il disco. Hai visto il ritornello come cambia? Sì. Del ragazzino che vuole fare il gangsta, poi... Perché il ragazzino che dice mamma, morirò, diventerò leggenda, guarda al cielo se vuoi vedermi, poi conosce la tipa, si innamora, non vuole morire più e dice mamma levami dalla strada. Quello che ti dicevo io del film di Nino D'Angelo, c'è cioè quell'idea di quartiere di Napoli, non film come, sì, come sì, presa sì, ad esempio, sì, ma sì, quell'idea sì, di quartiere di Napoli. Favor, cagarot, mi alleno con Riccaio, col ferroso, mamma,
parte il pezzo di Kaioshin, che era citazione a buffo, però bello, bello, è tutto bello. Dici citazione a buffo? Ma sì, mi alleno con Kakarot da Kaioshin, sì, quindi vado in un altro pianeta per Dragon stare più forte. Sì, ma Dragon Ball ci stava poco. Beh, i riferimenti culturali della nostra età, quindi ci può anche stare, attenzione. A me, quando fanno riferimenti culturali del... Sai cos'è? È che tutti i trapper ragazzini ci hanno scassato la walla con Dende, Kaioshin cose, quindi veramente ha un po' stufato questa cosa. Una nota... dal mentalità, questo non è roba trapper. Una nota di merito... Sì, non è quella roba lì, qua stiamo parlando di temi adulti dove tu mi fai dei... Perché se infatti, ti ricordi anche... Ho fatto una critica, ma poi ho detto no, in realtà è una cosa mia perché mi ha rotto le palle a me sentire tutti quanti dire science. Anche paura con DJ Graf facevano riferimenti a Kakarot, alla nuvola e tutto il resto. Sì. Viviamo nell'hip hop italiano di 20 anni fa dove facevano già cari riferimenti. Ma l'ho appena detto. Dipende da dove vieni inserito e in che mentalità. Esatto. Questo non puoi paragonare alla trap di Muhammad, come si chiama. Sì. L'ho appena detto. Un plauso, e spero di dirlo adesso e di non dovermi pentire dopo, non abbiamo sentito quella di Gucci, Fendi, Rolex, cazzo, ghiaccio. Strano, di solito lui c'ha la tendenza. Ma secondo me Lucio Diamo non ha altro da dire. E se si ricompra, se ricompra. Forse in questo disco no, però molte volte l'ha fatto. Grazie a Dio, magari le ha esaurite tutte quelle rime lì. Magari poi ce le fa ridare. L'unico riferimento c'è stato, non entravo da Fendi, credo. Sì, perché costava troppo. Però c'era, poteva dire Fendi come qualsiasi cosa. Gotti con Madman, raga. Bravo, questo è club. Cioè, vado al club, oh, rompo il cazzo a me, tipo. Scuso, scopo questo piccolo sputo. Questo è il modo in cui io discuto. Da quando ci avevo uno scudo. Alla fine io pago per tutti, come Gesù Cristo. Allora, ma sembra che i featuring non siano all'altezza. Allora, almeno cioè, ha fatto le rime, ha fatto anche ridere. Sì, ma come per Danny Five, molto forte perché Madman. Sì, forte perché Danny Five, però hai fatto una canzone club. Qua il fatto della gelosia, non leva le mani dalla mia tipa perché è la mia tipa. Sì? Siamo nel club, quindi ci sta che uno magari ci prova con la tua tipa, tu li vedi, li fai, oh. Sì? Che mi fai nel mio quartiere? Era figo, era club, no, cioè, qualcosa di più a tema. Non buttate i featuring così, soprattutto in un disco così bello. Non buttate le strofe tanto per farle. Sembra che arriva. Magari si sentono anche non all'altezza di dire determinate cose perché non è c***o. Non c'è il trascorso. Allora lì posso capirlo, Però i medesimi. Perché Danny Five che vive in un Milano non è. I medesimi sono nel club con Valerampo. Ho fatto sciarra, io mi sono cacato. Fai la repata così. Il problema è che poi magari c'è di contro quelli che dicono, ma i c***o parli. No, appunto, è quello che io ho detto. Ero lì con lui, ho visto queste cose, belli. Mi sono cacato, mi sono fatto i cazzi miei. Per ora featuring che stanno all'altezza di Vale non li ho trovati. Non che non siano stati, potevano essere però inseriti in qualsiasi disco, capito? Erano proprio stati freestyle. Car Brave il prossimo, Neve con Vale Lambo, Car Brave. Chissà di cosa parla. Secondo me parla di andare a sciare sul Vesuvio. Sì, con Car Brave. Sciatore del Vesuvio. Car Brave che ricordiamo ha avuto una depressione musicale che è diventato Car Brave. Vale Brave. Sigaretta fumando quel bacio profumo Chanel. Canzone d'amore riempitiva indie. Qua è per accapparsi le ragazze. Sei bianca come la coppa. Ah, ok. Nota che ha messo Vale, che dice: sempre stato affascinato, ma non è stata immediata la sua. Ha fatto un esercizio di stile. Dai, che figo, però fare un esercizio. Esci dalla tua zona di comfort per entrare in quella di Car Brave. Car Brave. Colorerò il cielo come l'arcobaleno senza te. E se chiude la scuola, il peccio che mi porta da te. Superiori, qua. Se giocastano le dita nei tuoi riccioli, fa botti marmo e sono mini ciccioli. Il pensare un anno fa, tengo la porta con scritto tira. Madonna mia, che indie. E anche oggi non ci riesco a svegliare. Facciamo finta che non esista. Facciamo finta che questo stereotipo. Canzone. Sembra quando vai. Com'è che si chiama quell'anime di Netflix con tutti gli stereotipi? Esatto, come cazzo si chiama? Non è Seven Deadly Sin. Vabbè,
qualcosa del genere. Non mai Rosa, non mai Witch Academia. Vabbè, siamo uno di quei stereotipi inseriti. Quel classico anime dove c'hai i cinque protagonisti o protagoniste che sono sempre quelli, sempre le stesse, no? E brutte le storie sempre questa quelle. Questa canzone è esattamente quella. Wow, Coco e Night. Coco e Night. Fermi, Coco che oltretutto uscirà il disco il 6. Me l'hanno detto. Che non è Coco nuda però, è Coco. E non è neanche Night. Coco la nostra amica lesbo. Tua amica lesbo. Funzione adattata a Coco, bravo. Paranoico, e la mia testa fa di verde, forse pochi difetti, ma sì. Ah, mi piace questa cosa che si è adattato agli artisti che è portato nel disco. Come con Madman gli ha messo quella roba mezza trap chop, come con Dani gli ha messo quella roba più trappona. Qua mette la produzione alla Coco, che è proprio sua. Fico. Mi piace. Non ha... Carbrave ha messo la produzione alla Carbrave. Peccato che non si siano adattati gli artisti che sono venuti sul tuo disco. Sì. Vorrei baciarti mentre ascoltiamo il mare. In un film che non capirai. Da qui cazzo, Young Snap, grande produzione, beh. Mi basti mai, andiamo via da Roma. Questo weekend finirà lunedì. Tu sei il mio cinema, prima che ci vedano sei qui. Gente vocifera, mi siedo. Oggi mi piace anche la pubblicità. Domani ti penso uguale. Faccio il tour a casa, poi mi sento male. Ecco, loro sono stati se proprio sono nei guai. Canzone d'amore bella. Dirai che ci vogliamo ancora. Bella. Solo piano. Solo piano sarà una strumentale. Solo di solo, piano. Solo piano. 2 minuti e 41, quindi no. Ci sarà anche la rappata, credo. Ci saranno anche delle parole? Ispirato ha delle poesie napoletane di Edoardo De Filippo. Mi piace il fatto che mette tanto di queste cose della sua terra. Ed è giusto che sia così. Però il problema è uno. Parte l'autotune, è questa. È giusto, è figo. No, ma sarà che io. Sarà che io quel tipo di. Non vanno orgoglioso. Però molto bella, non c'è niente da dire. Allora, bellissima l'idea, bellissimo il concept. Bellissimo prendere le poesie napoletane. Ricordiamoci che Napoli c'è sempre questo stereotipo del meridionale ignorante, mentre in realtà è ricco di cultura al sud e basta solo andarsi a cercare. Valerambo ha fatto un regalo a tutti i ragazzi che lo ascoltano. Diciamo che a mio parere personalissimo. L'autotune in questa ha veramente ammazzato il pathos e il sentimento, perché l'autotune è una cosa meccanica che va a squadrare, come ci insegni tu, le linee vocali, mentre qua avrei preferito un parlato tranquillo. Ah boh. L'unica nota è l'unica nota è l'autotune, purtroppo siamo arrivati a 10 tracce, una nota l'abbiamo trovata che non ci è piaciuta. Cioè Omar. Oh, hai ti sei iscritto al canale intanto? Bravo, dico like. Nico Beats. Oh, Nico Beats con Besh. Il reggaeton lo apprezzo solo sul napoletano. Sì. Quanto cazzo è melodico. D'amore per un napoletano è sempre una comfort zone. Poi la cambio mare. Ecco perché tutti amore questi del suoni mare. Del mare. Capito? La sirenetta. Bravo, bravo, vivi in fondo al mare. Non vedevo l'ora cosa di arrivare. Cosa fanno 100 finanzieri in fondo al mare? Un buon inizio. Vai, allora. Fermi, Franco Ricciardi. Che cazzo vuoi? Innamorate te. Questo è, credo che sia l'unico pezzo d'amore che sì, aspettavo. Ah, beh, gli altri sono famole fake, ok, è vero. Vai, Vale. Ieri scettiamo insieme, me è parsa strana, non mi ha messaggiato chi ci sui cuori umani. Cosa fa? In un soffio. Questa è una bella canzone d'amore. Poi però parte lo strago di Franco. Io capisco che vai. Mega strago. Comunque dovremmo fare un disco di Franco Ricciardi. Se volete che facciamo un disco di Franco Ricciardi, scrivetecelo qua sotto.
Io piango, mi spacco, mi taglio. Comunque, raga, questi amori struggenti, raga, per una che non vi merita. Io a Napoli ci avete già un botto di problemi. Io capisco che per non pensare alle sparatorie, piuttosto ti inventi il problema che sei innamorato pazzo, almeno soffri per amore. Però, raga, datevi una controllata. Però c'è anche quell'idea che quando tu non hai più nulla, ti attacchi alla la persona che ti piace di più, fregna ciecamente. E io lo capisco questa cosa, la capisco, perché quando non avevamo nulla ci perdevamo dietro le tip, perché quello c'era di concreto. L'unica roba vera è quella e io la voglio, sì. Cioè non ho niente, voglio, capito? Sì, è sì. Un po'... Io l'ho detta un po' più goliardica, però alla fine sì, era quella. E poi Franco Ricciardi, porca puttana. Porca puttana nel cuore quello. Sì, ma magari non ti scavo nel Valentino featuring Joliet. A Joliet. Farà schifo sicuramente questa canzone. Sì, possiamo far finta. Spazzot gang gang. Manana la vita la mia zavi. Se ne so che non ti ho più prima. Tu ci fai sono bocchino. Bravo. Bravo. Genie, nubu, shard, sei buttata, nato, clan. Aia. Miei zavi, stanno a te compagno mio. Capito? Siamo tutti secondi. Chi riprende bene Pop Smoke e lo riprende sulla tematica seria. Tutto quanto sono buoni guaglioni, interrogatore sottoposto ai block. C'ha gelita ma la vita è fornuta, oh. E i guaglioni vanno pazzi per noi. Liscia, peccato che a casa ne tenga due. Sono l'unica candena panica e metto Richard. No merci, vanno a fare video che panna mi. Vanno a fare rap che testa mi. E vanno a fare guerra che sordo mi. Possiamo metterla nella nostra playlist? Subito nella nostra playlist. Questa canzone è veramente una. Allora l'abbiamo messa nella nostra playlist che trovate su Spotify, Top 50 Rap Italiano degli Arcade Boys. Quindi se dovete allenarvi o comunque farvi c***i, ve l'ascoltate. Allora purtroppo è una canzone di io mi dissocio sì, totalmente da tutto sì, quello sì, che hanno. Non ci è piaciuta per un c***o e andiamo avanti. Bello Patek che te ne ha l'uposto, Marescià, io a casa ne ho due che ho fatto Marescià. I soldi con rap. Ma a vedere come il mare. Nico Beats. Fatto... Ci sono tre ragazzi che hanno lavorato all'interno del disco. È interessante il fatto che li abbia fatti lavorare tutti e tre. Ti amo amore mio. Chi le lavora? Sì. Luna chiama sole eclissi. Eclissi. Il mare è troppo grande, ama me. Ah, dici non amare il mare che è troppo grande. Siamo te te. Luna Mercedes. Sparano arcobaleno. Per giocare insieme. E non è retorica, perché loro il mare ce l'hanno davvero ed è una parte fondamentale di Napoli. Quindi la donna e il bambino, no? Gli opposti. La purezza, l'innocenza e... Interessante. Il tornello più bello del mondo. Tanti concerti molto interessanti. Ho visto che ha ripreso le linee vocali della PNL, che non è male. Almeno lo dici. Hai un... E quel discorso che ti facevo, esatto. Quando tu ti ispiri, lo dici, lo fai sapere, perché così nessuno ti dice un cazzo ed è un'onestà intellettuale. Sei non tanto che copi, comprensibile. Però c'è gente che copia e se ne sta zitta. È quello sempre. In Italia voglio... Arrabbia! Wow. Arrabbia! Rappa! Ci trasmo di ore, stanno e guardi, state zitto. Ci metta la bella, stai con me, state zitto. Maga non vuole, con ma caga, ne mi ciuga. Comunque ritornano anche le arrampicatrici sociali, Ma io sono attaccata. Bello di citazioni, bello, ricco di citazioni, sì, tanto. Ma bello ritornello, le linee vocali, il beat. Oh, il disco è tutto bello, pesante, nel senso che come tematica non è per i ragazzini. E poi secondo me è anche un disco che purtroppo con l'uso smodato di autotune non è per i ragazzini di Milano. Quando diciamo non è per i ragazzini, non intendiamo che i ragazzini non debbano ascoltarlo, non possano ascoltarlo, ma semplicemente non è targetizzato per esatto. I ragazzi sotto i 14 che devono ascoltarlo e devono anche abusarne sì. per comprendere situazioni e rendersi conto di quanto è differente la musica di plastica che vi spacciano come per vera di quartieri che non, in realtà mai non è così, è musica di fatta col cuore. Questo intendiamo quando si dice non è per ragazzini, attenzione. Esatto.
Tam featuring Lele Blade, grande... e Vale Lambo, che io per tanto tempo li ho confusi, pensavo fossero la stessa persona. Beh, suonavano praticamente assieme, per cui potrebbe essere Matt Beats e Young Snap. Poi fanno le fusioni, ogni tanto buttano le carte, cioè chi la facciamo questo, sì, con questo, con questo. Oh, dai. Comunque non tutti i featuring sono buttati a buffo, eh. Una casa alla mamma, tu credi nell'aldilà. Qua è diventato Murubutu, se non sbaglio. Cosa c'è, che belle le melodiche, caro. Dali, 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 dali. Però per me, figuriamoci per te. Molto importante la frase. Wow. Se finirà la amici. Raga, queste armonizzazioni mi fanno impazzire. Anche il testo è fighissimo. Ma poi è musicale. Poca roba, è un pezzo. Sì. I nostri cuori fanno tanto. Cioè, il testo è piccolo e poco, ma c'è tanta roba. Non passo dal baratro. Mamma delle Blade, cosa sei, voglio tutta la rabbia in un attimo. Non dire grazie a Dio se sei famoso, no. Bella questa roba che gli ha fatto l'armo. Amici del deserto. Ognuno si è presa la strofa e l'ha rifatta. Bella, 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 bella. Che bella la produzione. Produzione del pezzo in generale, compreso la produzione sulle parole, sul... Ma è stata veramente onirica, con questi suoni molto, molto etnici, ma tutti quasi ovattati, e rendono molto la canzone, che raga, questa paura di morire per paura di un giudizio finale, perché non basta i giudici che ti giudicano sulla terra, devi avere paura anche di quando muori. Ma fine. Dio è buono, perdona tutti, non vi preoccupate. Abbracciami è l'ultima canzone. Nico Beats, Valerio Nazzo, ascoltiamola e poi ci salutiamo. Tanto abbiamo già detto tutto del disco. Sì, leggetevi i testi, raga. Sì. Leggetevi i testi. Ascoltate, abusatene, raga, fatne abuse, come si dice a Napoli. Sì. Siamo quando cominciano a volare. Sono cresciuto per strada, per alcuni amici miei la strada ha fatto una strage. Sto cantando sta canzone, voglio dicere siamo là da sapere tutto di noi. Lascia abbraccio ma più forte. C'è cioè la vita scandita dai lutti degli amici per la strada. Wow. Bomba. Che dischetto. Bomba. E al di là di tutto quello che dice, c'è il tema ricorrente della vita, le emozioni, le storie d'amore, tutto scandito dalla morte violenta dei suoi amici, o comunque dei suoi conoscenti, di chi abitava nel rione e di chi ha scelto il male per il cash. C'è anche un lo sto facendo per uscirne, per non fare mi quella prendo fine le mie cose, e quella vita. Però ricordati che c'è anche quello. Esatto, e comunque è scandito, le canzoni sono scandite, anche il momento bello come la serenata per poi andare a sposare dal boss delle cerimonie. Salutiamo. Esattamente questa. Scandito da una realtà violenta. Sì. E quindi questo è un disco, è uno spaccato sia di realtà che di mentalità. È un disco musicalmente molto molto bello, molto ben fatto e molto sentito. A parte quelle due o tre canzoni che vabbè, è un disco, devi metterle a canzone d'amore indie, a canzone d'amore... 16 tracce abbiamo ascoltato, eh. Sono tante 16 tracce. Niente da dire, l'unica pecca, ecco, Madman. Solo... No. Beh no, Madman. Danny Five. Danny Five. No, l'unica pecca che abbiamo riscontrato, a nostro parere... È con l'autotune. È sul pezzo solo piano, troppo autotune. Perché è un po' smorzato. Io capisco che fa parte del tuo flow l'autotune. Però in quel pezzo lì potevi... Anche hai sperimentato, porca p***a, quella merda. Brave e c'hai paura di levare l'autotune, ma che cazzo? Posso dirti che puoi dire, i coglioni che esca roba così forte e non possiamo fare i c***i, non possiamo divertirci, non possiamo dire sto c***i. No, perché è tutto bello, più che dire tutto bello devi trovare un attimo e spaccare il cappello in quattro. Però bello, bello concept, bello tutto. Like, commento, condividi e se volete Vale Lambo intervistato da Archie Boys, ditecelo. Fatecelo sapere che gli facciamo a lui. Cazzo, raga, importante. Niente, ciao. Ciao.